Ma io penso che dobbiamo essere contenti di essere qui oggi, perché è veramente un segno di una ripartenza, di un qualcosa che si sta rimuovendo. Dobbiamo avere la consapevolezza che però a fronte di molte attività che stanno partendo abbiamo ancora tantissime persone che hanno bisogno d'aiuto e che continuano a bussare alle nostre porte. Il gesto di oggi è un gesto straordinariamente importante, perché è un gesto che appartiene alla comunità. Dicevo, il nome dovrebbe essere Ci vogliamo bene, perché è un volersi bene vicendevolmente, in cui ognuno di noi, per quello che può, per come è capace, mette un pezzettino del suo, perché se ognuno di noi facesse del proprio meglio, insieme, quindi non uno slogan, ma veramente insieme, riusciremmo a costruire una comunità in cui nessuno rimane escluso. Le richieste d'aiuto sono aumentate tantissime, sono più che raddoppiate. Il segnale che ci dà, come posso dire, che ci suona il campanello di allarme è l'incremento enorme degli italiani, quindi della nostra gente, di persone che probabilmente avevano un lavoro, che l'hanno perso, che sono in cassa integrazione, che avevano un lavoro precario, che avevano purtroppo nel nostro territorio un lavoro in nero e che adesso inaspettatamente sono venute a bussare alla nostra porta. Sono più di 600 le persone che abbiamo sconosciute e che adesso stiamo ricontattando. Per cui è veramente importante, perché è talmente enorme secondo me il bisogno di queste persone, perché chi si è impoverito ha uno stigma sociale, fa fatica a chiedere aiuto, e quindi veramente solo insieme riusciremo ad affrontare questo momento.